Buonasera, ben ritrovati con l'edizione della sera del TG6. Apriamo innanzitutto con la cronaca. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara ha denunciato 6 persone tra Pescara e Popoli che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un anno e mezzo. In totale la somma elargita ammonterebbe a quasi 50.000 euro. Il servizio. 6 ulteriori persone denunciate tra Pescara e Popoli per aver ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Non si ferma la battaglia della Guardia di Finanza del Comando Provinciale contro chi percepisce indebitamente il sussidio. Tramite l'analisi di intelligence, incrociando i dati dell'INPS, i militari hanno individuato chi all'atto della domanda per il reddito non aveva le carte in regola per la residenza, chi si è macchiato di alcuni precedenti penali e chi non ha certificato che uno dei familiari dello stesso nucleo è sottoposto a misure cautelari. Sono molti infatti i cavilli per far saltare o ridurre il reddito di cittadinanza, la misura di welfare introdotta dai 5 Stelle per contrastare la povertà. Mediamente coloro giudicati idonei percepiscono meno di 600 euro al mese. Di assegno mensile in assegno mensile la somma indebitamente elargita ammonterebbe a quasi 50.000 euro. I 6 scoperti dalla Guardia di Finanza sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per aver dichiarato il falso o per aver omesso alcune informazioni, così da ricevere il sussidio per un anno e mezzo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Fino ad oggi, quando è stato richiesto il sequestro preventivo e l'immediata revoca del beneficio. Le indagini contro chi non ha tutti i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza rientrano nell'operazione della Guardia di Finanza denominata, senza mezzi termini, parassita. La mega indagine, già avviata da mesi, ha dichiarato il comandante Antonio Caputo, proseguirà senza sosta su tutto il territorio della provincia di Pescara, senza nessuna zona d'ombra. Il servizio era di Giuseppe Dintino. Voltiamo pagina, bando alle polemiche e avanti per il progetto di abbattimento e ricostruzione del ferro di cavallo a Pescara. Lo ribadisce il primo cittadino Carlo Masci, che spiega come nell'area attuale del quartiere Rancitelli sorgeranno nuovi appartamenti e spazi verdi. Paolo Renzetti. Ma intanto io penso che la città ancora non ci creda a una cosa del genere, perché sembra una cosa impossibile riuscire ad abbattere il ferro di cavallo, che da sempre è un grumo mefitico in questa città, considerata la cosa più negativa anche a livello nazionale. Noi come le formichine siamo andati avanti, mentre gli altri facevano i tour televisivi dicendo che tutto andava male, abbiamo liberato gli appartamenti e oramai sono quasi tutti vuoti perché abbiamo risistemato in altri alloggi coloro che avevano titolo per avere l'alloggio, abbiamo messo fuori gli abusivi, quindi entro fine maggio tutto quel palazzo sarà completamente svuotato. Poi l'ATER potrà provvedere alle operazioni dell'abbattimento. Adesso come fanno quelli del no ad ogni costo a continuare a dire che questa è un'operazione sbagliata? Ovviamente sanno che non è sbagliata, sanno che l'operazione è un'operazione troppo importante e troppo grossa, però lo devono dire perché sono i fautori del no. Adesso che cosa dicono? Ma l'intervento che si farà successivamente non è un intervento di vera riqualificazione, invece è un intervento di grandissima riqualificazione. Dove abbatteremo, e non abbatteremo solo il ferro di cavallo, ma abbatteremo anche altri 3 fabbricati che sono pericolanti da 12 anni, a Via Lago di Borgiano, a Via Lago di Borgiano. Dove abbatteremo? Da una parte realizzeremo una piazza e al ferro di cavallo realizzeremo, al posto di 110 appartamenti, 53 appartamenti, ma come li realizzeremo? Appartamenti di qualità, perché non sta scritto da nessuna parte che le case di edilizia residenziale pubblica debbano avere per esempio i balconi di 1,20 m e non possano averli di 2,50 m come invece noi li realizzeremo, perché dopo il Covid il paradigma delle case è cambiato totalmente. Oggi occorrono spazi privati, ampi anche all'esterno per poter vivere all'esterno, occorrono spazi pubblici ampi per chi vuole vivere invece in mezzo alle persone, occorrono case che abbiano una
efficienza energetica massima, occorrono case che abbiano verde. Questo noi realizzeremo, realizzeremo piazze, realizzeremo case con balconi ampi, con piante, con verde, efficienti dal punto di vista energetico e autonome dal punto di vista digitale, quindi case che potrebbero stare a Piazza Salotto. E sono 1.553 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 1.174 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari al 13,26%. In lieve aumento i ricoveri, 4 i decessi e il bilancio delle vittime sale così a 3.229. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 4 mesi e 102 anni e dei 56.627 attualmente positivi, 326 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, 11 in terapia intensiva, mentre gli altri 56.290 sono in isolamento domiciliare. E parliamo di sanità. Liberato Aceto, chirurgo ed ex assessore al comune di Chieti, è da ieri il primario dell'unità di chirurgia oncologica della Santissima Annunziata di Chieti. Tra i primi obiettivi c'è quello di far ripartire la chirurgia con le sue nuove tecniche all'avanguardia grazie ai sofisticati robot. L'ospedale di Chieti è pronto a ripartire grazie alle tecnologie robotiche. Commenta così la sua nomina Liberato Aceto, da ieri direttore dell'unità complessa di chirurgia generale oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sulle prospettive del nosocomio teatino Aceto non ha dubbi. Chieti, l'ospedale di Chieti in particolare, ha grandi professionalità in tutti i settori e ha anche dotazioni e risorse importanti. Faccio l'esempio, il robot Da Vinci, che è un sistema che consente di operare con estrema precisione in tutti i settori, non solo della chirurgia generale, e che consente anche di fare interventi spingendosi oltre certi limiti, perché si arriva in regioni molto piccole, più difficili da curare e da trattare solo con la chirurgia. Poi c'è anche la laparoscopia e anche altre tecniche che consentono di offrire una risposta in tutti i campi, ma soprattutto di dare chance e possibilità che molti pazienti nel passato hanno cercato altrove. Io mi auguro che questo si possa verificare e che ciò sia per i cittadini di Chieti e in particolare anche della regione Abruzzo una ottima possibilità per curarsi e per evitare di iniziare i famosi viaggi della speranza. Specializzato in chirurgia generale e vascolare, Aceto ha alle spalle più di 30 anni di attività, nel corso dei quali si è perfezionato in flebologia, laparoscopia, chirurgia pancreatica e bariatrica. Formazione continua e dedizione al proprio lavoro gli sono valse da sempre la riconoscenza dei pazienti che ancora oggi lo ringraziano. È una nomina che mi riempie di orgoglio in quanto io sono un figlio di questa terra, di questa città, sono nato a Chieti, qui a Chieti mi sono formato professionalmente, sono nato appunto nell'ospedale di Chieti, ho studiato qui, ho fatto due specializzazioni, ho fatto vari corsi in giro per il paese, per l'Italia, anche per l'Europa e finalmente oggi con questa nomina che mi inorgoglisce e mi rende ancora di più teatino, uomo di questa città, posso dare un contributo a un bisogno fondamentale del cittadino, che è quello di essere curato. Spero di dare tante aspettative e tante possibilità a tanti cittadini di Chieti e anche fuori da Chieti e da questa regione. In una lettera aperta al Premier Draghi, ANCE Abruzzo manifesta lo sgomento e la preoccupazione circa le dichiarazioni che ha rilasciato nel suo intervento a Strasburgo il Premier sul tema del superbonus. ANCE sottolinea lo stupore per la contrarietà
di Draghi rispetto ad un provvedimento che, seppur ottimizzabile, ha dato già ampia prova di essere volano per la ripresa del settore delle costruzioni, per l'indotto e soprattutto per stimolare velocemente la crescita del Paese, in una fase in cui il comparto delle opere pubbliche sconta ancora ritardi gravosi a vari livelli, ritardi che non consentono la trasformazione delle risorse in cantieri in tempo utile, mettendo a rischio tra l'altro la partenza stessa del PNRR. Il presidente dell'associazione Antonio Dintino conclude rinnovando l'appello a voler dedicare la massima attenzione al miglioramento del superbonus, allontanando ogni tentazione di abbandonare un provvedimento ormai maturo per la messa a punto. E dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio della Ruzzo Reti con 21 sindaci su 36, si allarga il fronte dei contrari all'attuale governance dell'azienda acquedottistica teramana. Gianguido D'Alberto parla di una gestione scriteriata dell'ente con debiti in aumento, nuove assunzioni di personale e contemporaneamente esternalizzazione dei servizi. A risentirne sono i cittadini che pagano una tariffa più alta di quella fissata dal piano d'ambito. Tania Bonici Castelli. Toni trionfalistici dalla governance della Ruzzo Reti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e per i numeri positivi contenuti nel documento che indicano un utile per l'azienda di 1.600.000 euro. Il bilancio è stato sì approvato, ma con una maggioranza piuttosto risicata, 21 sindaci su 36, esattamente il 57% contro il 43% di contrari. Dunque non è più solo il comune di Teramo a criticare la gestione della Ruzzo Reti, ma un ampio fronte di primi cittadini teramani che i numeri del bilancio li legge diversamente. Uno tra tutti, la spesa del personale che tra assunzioni, premi e promozioni fa aumentare i costi di 4 milioni di euro e senza andare troppo indietro nel tempo si nota come i debiti complessivi dell'azienda acquedottistica aumentino da 94 milioni di euro del 2018 a 112 milioni di euro nel 2021. Preoccupato e fortemente critico contro questa gestione che definisce scriteriata il sindaco Gianguido D'Alberto. Cosa vi augurate? Ma un cambio di passo, un risanamento vero e una riduzione dei costi di gestione che continuano a crescere. Noi abbiamo 4 milioni in più di spesa del personale rispetto a quello che prevede il piano d'ambito. Nel corso del 2021 sono andate avanti le esternalizzazioni, 1 milione di euro in più di esternalizzazioni che continuano a gravare sui cittadini e sulle tariffe. Il personale delle esternalizzazioni, l'ho chiesto, è stato spostato dal costo del personale verso gli interinali, sarebbe molto strano. È tutto a carico dei cittadini che pagano tariffe enormi, quindi i cittadini stanno pagando la gestione di questa società. È ora che si cambi registro, ecco perché sentiremo i sindacati, coinvolgeremo i cittadini, tutte le associazioni di categoria, perché questa gestione deve assolutamente cambiare in modo radicale e anche la storiella dei debiti deve finire. Dal 2018 ad oggi i debiti sono cresciuti di circa 20 milioni di euro, quindi evidentemente non è più questa la scusa di guardare al passato. Nessuno nasconde che nel passato sono stati commessi gravi errori, io in primis, ma questa diventa una scusa per una gestione politica che i cittadini stanno pagando. Attualmente i cittadini teramani pagano 50 centesimi in più a metro cubo rispetto alla tariffa imposta dal piano d'ambito. Lessi proprio recentemente aveva avvisato la Ruzzo Reti di ridurre le spese di gestione che gravano sui contribuenti, un deficit che mette a rischio il futuro affidamento in house, come spiega Giancarlo Di Lucanardo del comune di Cortino. Io ho notato un notevole differenza tra i costi operativi indicati nel piano d'ambito e i costi effettuati effettivamente dal Ruzzo. Cioè il Ruzzo c'è un aumento rispetto ai costi indicati in tariffa sul costo del personale e sui costi operativi poi complessivamente. Questo perché io ho fatto prima l'esempio, non si può aumentare il personale nello stesso tempo esternalizzare i servizi. Cioè se si assume personale i servizi dobbiamo cercare di farli internamente. Voltiamo pagina, confrontarsi, orientarsi e scegliere il proprio percorso formativo. Sono gli obiettivi degli studenti che visitano il Salone dello Studente oggi e domani a Chieti con accesso gratuito alla Camera di Commercio. Sentiamo.
Un'opportunità per migliaia di studenti abruzzesi che vogliono approcciare le università e le realtà formative del territorio, ma anche quelle nazionali. Oggi e domani fa tappa a Chieti, nella sede della Camera di Commercio, il Salone dello Studente. Un'occasione importante questa, che in qualche maniera può guidare gli studenti delle scuole superiori all'orientamento a che cosa fare dopo la scuola superiore. C'è stato il coinvolgimento delle università abruzzesi, c'è stato il coinvolgimento del sistema degli ITS abruzzesi, perché noi abbiamo un grande problema, quello di accompagnare gli studenti ad una formazione che sia intanto utile a se stessi e poi utile al sistema economico e produttivo della nostra Italia. Un format itinerante ideato da Class Editori per chi si trova a dover scegliere il proprio percorso post-universitario. Chiaramente tutta l'offerta formativa del territorio, dalle università, tutto il sistema ETS, le scuole professionalizzanti, ma non soltanto il territorio, parliamo di un territorio nazionale, quindi tante le università e le offerte formative da tutta Italia. E tra le proposte universitarie c'è anche una start-up unica nel suo genere. Dispenso è la start-up innovativa che nasce per stare accanto agli studenti nel loro passaggio dalla scuola superiore all'università. Lo facciamo attraverso corsi di orientamento pratici che fanno toccare con mano agli studenti quello che si fa effettivamente in una determinata facoltà e li aiutiamo poi nel loro sogno, cioè quello di entrare nell'università, e lo facciamo con corsi di preparazione, test ingresso mirati sulla pratica e incentrati sull'allenamento. Chi vuole servirsi di voi, come vi trova? Ci può trovare sul sito www.dispensaacademy.it. E siamo allo sport, alle 20.30, secondo turno playoff per il Pescara che all'Adriatico Cornacchia ospita il Gubbio, ancora con 2 risultati su 3 a disposizione. Zauri dovrebbe avere in difesa Drudi, mentre Clemenza è acciaccato, ma dovrebbe farcela. 2 dubbi per Torrente, fischio d'inizio alle 20.30. Altra gara senza appello e altra gara con 2 risultati su 3 a disposizione per il Pescara. Questa sera alle 20.30 c'è il Gubbio, secondo turno playoff e ultimo match secco che si risolverà entro i 90 minuti. Il Delfino, passando anche stasera, accederebbe alla fase nazionale che parte già domenica, quando cominceranno le partite con andata e ritorno e nella quale gli accoppiamenti iniziali saranno dettati dal sorteggio. Biancazzurri che con la qualificazione di Avellino e Virtus Entella, che affronteranno rispettivamente Foggia e Olbia, non sarebbe testa di serie e avrebbe, nella fase nazionale, la gara di andata tra le mura amiche con ritorno in trasferta. Ma questi sono discorsi che ora è prematuro fare. Zauri recupera Drudi al 100% in coppia con Ingrosso in difesa, con Zappella e Veroli sugli esterni in una formazione di partenza che ricalcherà quasi nella totalità quella di domenica contro la Carrarese. Davanti stringerà i denti Clemenza, non al meglio, con Dursi e Cernigoi, autore della doppietta decisiva 3 giorni fa. In mezzo al campo Derisio, Pompetti e Pontisso sono inamovibili. A Clemenza sta facendo bene esattamente come tutti quanti gli altri e vediamo se partirà dall'inizio o meno. Il Gubbio è una squadra molto aggressiva che, insomma, che fa dell'aggressività, della voglia di non perdere, le sue caratteristiche. Una squadra molto tosta, molto fisica, dinamica, quindi una squadra molto tosta, così come lo sono tutte. Quindi sarà un'altra partita molto difficile per noi, ma insomma abbiamo tutto per poter passare il turno. Beh, cambiare non mi piace molto, quindi vorrei non poter cambiare molto e adesso valuterò, avendo domani, cioè martedì, tutta la squadra a disposizione, perché oggi chiaramente non tutti sono allenati e quindi da migliorare c'è sempre qualcosa, sicuramente un po' di compattezza per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Ma da innalzare c'è anche il livello di gioco di una squadra che anche con la Carrarese ha mostrato grandi fragilità. Zauri ne è consapevole e torna anche sulle parole del presidente Sebastiani di domenica, non proprio soddisfatto di come il Pescara abbia interpretato il primo turno. Ovviamente il presidente può dire giustamente quello che vuole, ha visto la partita e probabilmente alcune cose non gli sono piaciute.
alcune cose non sono piaciute nemmeno a me, ma questo fa parte di una partita di calcio dove spesso si vuol fare qualcosa ma l'avversario ti pone di fronte alle difficoltà e quindi bisogna farne altre. Quindi la cosa buona è che siamo riusciti comunque a pareggiarla e a passare il turno, quindi questa è una cosa fondamentale per il nostro percorso, speriamo sia lunga. Torrente da parte sua ha convocato 23 giocatori. Per quanto riguarda il possibile 11 di partenza degli Umbri, due paiono essere i ballottaggi ancora da risolvere nel 4-3 che sarà confermato anche stasera. Didotti va tra i pali, la difesa non dovrebbe subire rivoluzioni con Formiconi a destra, Bonini sull'auto opposto e la cerniera centrale formata dalla coppia Signorini-Redolfi. Un dubbio nella zona mediana perché dall'inizio partirà uno tra Malaccari e l'ex Boulevardi con Cittadino e Di Noia a completare il reparto. Altro enigma da sciogliere prima del fischio iniziale è in attacco, perché sono certi di una maglia da titolare sia Spalluto, boa centrale, che Arena, che ha risolto il primo turno contro la Lucchese. A destra invece Torrente dovrà scegliere tra D'Amico, favorito, e Dudu Magni. Gubbio che ha una sola possibilità, ovvero quella di fare il risultato pieno con la sconfitta e con il pari. Va a casa e in questa stagione i rossoblù, quando si sono trovati al cospetto del Pescara, hanno racimolato solo un punto nella gara di andata, perdendo 3-1 all'Adriatico Cornacchia. Ma è anche un 11 che lontano dal Barbetti ha vinto 8 volte nella regular season. Pescara che però parte col vantaggio dei risultati a disposizione, uno in più degli avversari. Può essere un'arma affilata, a patto però di giocare 90 minuti meglio di quanto abbia fatto domenica pomeriggio. Mese determinante quello appena iniziato per le sorti societarie del Teramo. La stagione sportiva ha lasciato in eredità una salvezza che adesso va salvaguardata, cercando una soluzione ad una situazione intricata. Jacopo Forcella. Nonostante il momento di stasi che regna a Teramo, i prossimi giorni potrebbero portare novità sul fronte societario, condizione assolutamente imprescindibile per un progetto calcistico che riparta dalla salvezza conquistata sul campo dalla squadra e che ha già però portato Federico Guidi nell'elenco dei possibili successori di Mirko Cudini sulla panchina del Campobasso. La diaspora chiaramente va evitata, per farlo serve celerità, che tuttavia mal si concilia con una situazione che deve necessariamente passare dall'avallo degli amministratori che curano le sorti del club in questo momento. Anche il sindaco Giaguido D'Alberto, in un frangente del genere, è al lavoro a fari spenti per capire quale possa essere la soluzione. Ma sabato scadono virtualmente quelle 2 settimane che Davide Ciaccia, dopo il match con la Reggiana, aveva dato come tempistica per trovare un sentiero d'uscita. I contatti con Giuseppe Spinelli non sono più un segreto, così come non lo sono quelli con le altre figure. Lo scoglio, tuttavia, rimane quello di costruire un piano assolutamente credibile che possa convincere la reggenza giudiziaria a dare l'avallo alla fase successiva. Non sarà semplice, non quanto sarebbe stato se ci si trovasse dinanzi ad una normale e consueta trattativa tra soggetti privati. I giocatori attualmente sotto contratto sarebbero 10: Jacoponi, Bellucci, Viero, Forgione, Cucurullo, Malotti, Trasciani, Chieremateng, Tozzo e Papaserio. In sostanza, manca completamente la spina dorsale della squadra che ha messo insieme 42 punti in 38 giornate di campionato. I contratti dei giocatori in scadenza andrebbero rinnovati, in caso contrario, comunque sostituiti da elementi di valore simile. Impegni imprescindibili per una categoria come la Lega Pro, nella quale iniziare col piede sbagliato, la Viterbese di questa stagione insegna, può costare davvero caro. Il Teramo stava per pagare un prezzo salatissimo se non avesse cambiato marcia nella fase finale del torneo. Per questo il mese di maggio è decisivo per le sorti del club. Fare tanto e farlo velocemente è il mantra che rimbomba dalle parti dello stadio Bonolis. Tempo per le riflessioni o per le strategie adesso non ce n'è quasi più. È tutto per questa edizione della sera, io mi fermo qui e vi ricordo che i contenuti del nostro TG sono sempre consultabili on demand sulla pagina di TV6 di YouTube e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.